fondo, accanto al pannello nero con paperino, ce n'è invece uno bianco. E su questo pannello bianco, se cliccate, vedrete comparire una pagina esterna. C'è un video di YouTube che introduce, diciamo, il nostro discorso e chiaramente ha a che fare con Paperino. No, la matematica non è solo roba da sgobboni, come dici tu. A te piace la musica? Beh, senza gli sgobboni la musica non esisterebbe. Vieni, trasferiamoci nell'antica Grecia ai tempi di Pitagora, il capostipite di tutti gli sgobboni. Sì, il padre della matematica e della musica. Oh, troverai la matematica nei luoghi più impensati. Attento. Per prima cosa ci vuole una corda. Tendiamola per benino, pizzicala. Ora dividiamola a metà, pizzicala di nuovo. Sentito? Lo stesso tono, ma un'ottava più alta. Dividiamo il resto. E poi ancora. Pitagora scoprì che l'ottava era in rapporto di 2 a 1 con la lunghezza della corda. Un semplice calcolo frazionario lo portò a questo risultato. E da questa armonia di numeri è derivata la nostra scala musicale. Adesso, come Pitagora, noi dovremmo provare a modificare le lunghezze di queste corde, la metà di quella iniziale. Guardate che lo script, 5. Lo script tiene conto della lunghezza iniziale che voi avete dato alla corda. Se voi la modificate, lui confronta questa lunghezza. Ecco, Lisa, perfetto. Sta suonando. Esatto. Perla anche, Samaria è ancora quell'iniziale. Potete fare anche altri esperimenti, altri due almeno. Potete far suonare un Fa e far suonare un Sol. Qua diventa più simpatico perché adesso dovete fare, per far suonare il Fa, i 3/4 della lunghezza iniziale. Esercizio, come vedete, sulla musica ma anche sulle frazioni. Immaginate certo. una classe di scuola media o anche di scuola elementare in cui si imparano le frazioni, perché bisogna fare per forza le torte per imparare le frazioni, che i bambini ingrassano. Facciamo le corde musicali che siamo tutti contenti, che ne dite? Sì.